Allo? Paura del coronavirus? Tranquilli, mi sono informato. Potete continuare ad abbracciare i cavalli! Normalità o cautela? Non sapete più a chi credere! Percepite questa caduta libera di opinioni? Si deformano con la forza di gravità. Più ci si avvicina al terreno, più tutto risulta meno contemplativo, più dannatamente urgente. Ma perché questo panico? O questa anarchia? Ma perché questo virus è il simbolo della nostra decadenza? Per secoli ci siamo illusi di poter piegare la realtà con la mera ragione, con la scienza, con i numeri. Siamo stati troppo metafisici come quel babbazzo di Socrate! Ora o ci beviamo la cicuta o paghiamo il conto alla natura. E per Dioniso, un filosofo paga sempre i suoi debiti. Torniamo a ragionare con il corpo, torniamo a pensare con le narici, torniamo ai greci, che già millenni fa mettevano un metro su tutte le cose. L'avvenire dell'umanità passa dalla cura personale, dall'igiene intima, dall'aspetto fisico, dalla fisiologia. Il nostro corpo è stato attaccato da un virus sconosciuto. Chi è? Cosa fa? Come si cura? Non sappiamo nulla. Kant direbbe che è un noumeno, ma per lui lo era anche una figa. Fidatevi, so di cosa parlo. Ci sono morto. Dunque, il nostro corpo non è unitario. Vedetelo come un insieme di esseri in continua lotta. Si distrugge, si rigenera. È un perpetuo scontro tra forze, dove le parti più deboli o si adeguano o periscono, lasciando spazio ad altre. Un po' come il PD. Se ascoltate il vostro corpo, ogni parte vi dirà di che cosa ha bisogno. Grattami l'orecchio! Mangia più verdura! Ma qui ce la caviamo solo con un glicerone! Ecco, come vi prendete cura del vostro corpo contro la decadenza, così dovete prendervi cura del vostro condominio, della vostra regione, del vostro mondo. Perché il sistema immunitario, sanitario, combatte come un eroe, ma è allo stremo! È inutile mettere le piastrine sulla scapola lombardia se lasciate indisturbato un corpo bacchettare sul femore pugliese! Difendiamoci come corpo! La grande sfida è mondiale e la difficoltà varia drasticamente a seconda della regione, del quadro clinico, della categoria lavorativa. Un insegnante potrebbe dire: oh mio Dio, panico, come faccio a fare lezione e-learning? E l'artista dice: ma per bacco, come faccio io a pagare bollette? Lasciate fare la lezione video all'artista e l'insegnante paga la bolletta all'artista. Un corpo ragionerebbe così, ma temo ne usciremo con qualche moncherino. La minaccia per un corpo non è mai da sottovalutare. Solo gli idioti pensano: io sono in salute. Non esiste la salute in sé. Io posso tranquillamente vivere in determinate condizioni e tu nelle stesse rotoleresti per terra rantolando come Mario Giordano davanti a una zucca di Halloween. Il pensiero varia a seconda della salute del corpo. Potresti ad esempio trovarti in un giorno di grande salute a denigrare le ONG. E appena ti sale un po' di febbre: oh grazie ONG che ci hai portato tachipirina, ne avevamo un grande bisogno. Sei la migliore. Sembra che ti sia partita la fontanella. Dunque, prendiamoci cura di tutto il corpo, con tutto il corpo. Usciamo da questa decadenza e torniamo a teatro per Dioniso.